Velocemente, perché mi sembra che il tema che venga posto sia molto importante. Vorrei associarmi alle parole del collega Foti, del collega Bianchi, del collega Zanettin, anche della collega del Movimento 5 Stelle. Purtroppo 4-5 anni fa finalmente avevamo interrotto questa cattiva abitudine. La cattiva abitudine non è di venire incontro ad un diritto, quello dell'abitazione, e di aiutare chi in questo momento non riesce ad soddisfare a quel diritto, o per mancanza di casa o per un problema di esigenza economica. È un diritto inalienabile e credo che il pubblico, lo Stato, i comuni, le regioni debbano intervenire a rispondere a questo bisogno. Appartiene alla dignità delle persone. Ma non si può ed è inaccettabile scaricare un bisogno, un diritto assolutamente inalienabile, un bisogno assolutamente corretto su un altro diritto e un altro bisogno. Nel senso che per affrontare questo tema dell'abitazione, del diritto all'abitazione, della possibilità di essere aiutati laddove economicamente non ce la si fa, scarichiamo il problema non affrontandolo alla radice. Interveniamo con strumenti di supporto, abbiamo introdotto e ci eravamo inventati noi il fondo per la morosità incolpevole, le politiche abitative, i fondi per l'edilizia popolare. Bene, lo scarichiamo su un altro diritto inalienabile per la nostra Costituzione, è il diritto alla proprietà. Il diritto alla proprietà privata, il diritto di chi possiede un appartamento, che lo mette in affitto e che ha il diritto di ritornare in possesso di quel suo bene, non può essere anche questo violato. Per anni si è scaricato, lavandosi la coscienza, il problema più semplice con la proroga degli sfratti. Non esiste, non è giusto, è sbagliata questa cosa, non è degno di uno Stato e di un Parlamento che pensa di risolvere il problema lasciando una guerra tra poveri. Domando a voi e a chi ci ascolta, e possiamo ancora aspettare tempo? Ma secondo voi un piccolo proprietario immobiliare ha vissuto anche lui il problema della pandemia? Potrebbe trovarsi nella difficoltà economica drammatica come quello che non può pagare l'affitto? E noi che cosa gli rispondiamo a questa persona? Non puoi neanche rientrare in possesso del tuo appartamento? Magari lui non può pagare, il figlio è in affitto, deve ritornare nel suo appartamento, non lo può fare. In nome di che cosa? Ecco perché abbiamo chiesto, e concludo, con forza, l'abbiamo condiviso tutti, non è un problema di polemica, è un problema di lavoro comune, che bisogna smetterla con questa concezione dell'utilizzo della cosa pubblica, dello Stato e della contrapposizione fra bisogni. Dobbiamo intervenire rapidamente, lo abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, il centrodestra aveva combattuto e lottato in tutta lo scorso governo per riaffermare questo principio. Bene, se c'è bisogno di qualche settimana e di qualche giorno, ci sarà il decreto ristori, facciamolo. Ma è inaccettabile proseguire su questa strada, è assolutamente vergognoso e inaccettabile. La ringrazio, ha chiesto di parlare.